sabato 24 novembre 2018 è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. La scuola più famosa del piccolo schermo ha riaperto i battenti, ma al contrario degli scorsi anni, la classe ancora non è formata. I ragazzi infatti si allenano e provano durante la settimana per poi sperare in puntata di ottenere il tanto sognato banco. Dei 12 banchi a disposizione dei ragazzi ne sono già stati assegnati 3, Giordana Angie e Tish, cantanti, e il ballerino Miguel Chavez sono stati scelti nel primo appuntamento con il talent più longevo del piccolo schermo, andato in onda sabato 17 novembre. L'ospite di questa settimana, dopo il vincitore di Amici 17, Irama, è stata Annalisa. Lo cantante, anche lei ex di Amici, ha duettato con Mr. Rain, che l'ha affiancata nel singolo Un Domani. La cantante a sorpresa vengono riceve 2 dischi di platino e 3 dischi d'oro grazie con tutto il cuore, commenta con il suo solito garbo. La seconda puntata di Amici siete in 16 per 9 banchi, 10 cantanti e 6 ballerini. Così Maria De Filippi apre la seconda puntata del sabato pomeriggio di Amici presentando i ragazzi che aspirano a diventare allievi della scuola. Prima di procedere alla scelta dei nuovi allievi che entreranno nella scuola, la padrona di casa fa esibire i 3 allievi che hanno già un banco: Giordana Angie, che presenta l'inedito La solita stronza, Tish, che canta Beautiful, e il ballerino Miguel Chavez. Comincia poi la corsa al banco: un solo aspirante allievo tra Arianna, Marco e Mowgli conquisterà il banco. Marcello Sacchetta, conduttore della fascia pomeridiana e ballerino professionista della scuola, porta la busta con il risultato a conquistare un posto, e la ballerina Arianna, che si infila emozionata la tanto agognata felpa di Amici. Il nuovo meccanismo per conquistare un banco: Maria De Filippi divide i ragazzi rimasti in 3 gruppi. Ognuno ha a disposizione un'esibizione. Marco e Mowgli, ballerini, hanno già avuto la loro occasione per ballare e i professori hanno giudicato la loro performance con un voto. Solo i vincitori di tutti e 3 i gruppi si contenderanno un banco e il più meritevole, che avrà ricevuto quindi i voti più alti da tutti i professori, si aggiudicherà il posto nella scuola. I 3 ragazzi meno votati dei 3 gruppi saranno a rischio eliminazione. Del primo gruppo vince il cantante Alessandro Casillo, che si è esibito con Non è mai un errore di Raf. Alla fine sono Alessandro, Gefeo e Mameli a giocarsi il banco. La maglia viene consegnata alla persona più elegante dello studio, dice Maria, mentre la porge al cantautore Mameli. Le eliminazioni sono 2, devono lasciare il programma e le cantanti Noemi Caineiro e Sofia Marcaccini. Si salva invece Giacomo Gioia, ex concorrente di X Factor, che ha innescato una polemica con il professor Alex Britti. Britti ha votato l'esibizione del cantante con 1-0, e il voto principio della votazione non è stato compreso dal ragazzo, che però ha ancora un'altra settimana per dimostrare di essere meritevole di entrare nella scuola. I candidati sono ancora 12, ma i banchi solo 7.